Un caffè in Europa è il titolo della mostra sull'artista Nino Caffè che è stata inaugurata nella prestigiosissima sede del Parlamento Europeo di Strasburgo. Una mostra che ripercorre le tappe fondamentali della vita di questo artista morto una trentina d'anni fa, tappe fondamentali quindi dagli anni 50 agli anni 70 in cui vediamo le sue produzioni più classiche, quelle di un Nino Caffè più quasi ottocentista, poi ha un artista che invece vuole omaggiare i grandi e infine l'artista più conosciuto, il Nino Caffè, ironico e dissacratore. Giorgio Borghi è l'archivista di Nino Caffè e chiaramente anche l'ha conosciuto, quindi abbiamo scelto proprio lui per spiegarci un po' l'iter delle opere di quest'autore. Siamo davanti alle più vecchie, alle sue opere considerate tra parentesi classiche. Esatto, sono opere degli anni 40, 40-50 e che raffigurano un po' le nature morte di questo artista che dipingeva in una certa maniera. In un secondo momento ha iniziato a dipingere i pretini, queste allegorie clericali, in quanto lui, abitando sul lungomare di Pesaro, vedeva questi preti che passeggiavano lungo la spiaggia. Di lì ha avuto lo spunto, la sua pittura innanzitutto si ammorbidisse, diventa una pittura, se vogliamo, più morbida, più leggibile, ecco, perché pur essendo le nature morte delle opere importanti, però diventano secondarie per me rispetto a queste ultime opere. Da padrone di casa in questo contesto del Parlamento Europeo e a questa mostra l'onorevole Mario Mantovani, che all'autore Nino Caffè è molto legato, anche perché lei ha scritto la prefazione di questo catalogo. Come nasce questo amore con un autore così particolare? Ma guardi, siamo sotto presidenza italiana in un periodo in cui l'Italia, io credo che sta raggiungendo obiettivi a livello internazionale di grande livello, e credo che portare in Europa, in particolare a Strasburgo, in questo periodo un autore italiano sia, secondo me, anche motivo d'orgoglio per noi italiani, perché no? Un autore anche particolare, un autore forse anche un po' ironico, se vogliamo, ma che credo rappresenti un pezzo della nostra storia, il secolo scorso. Penso solo alle radici cristiane, i suoi quadri sono ai Musei Vaticani, insomma, sono convinto che sia un artista giusto al posto giusto, al momento giusto. Ma io ringrazio Mario per aver portato nella sede del Parlamento Europeo una mostra di un artista italiano certamente conosciuto. È un artista che ha il sapore dell'ironia, che riesce a far divertire coloro che si soffermano a guardare i suoi oli. Io sono convinto, vista la presenza di tanti amici che sono qui questa sera, che non sono certamente esperti tutti quanti di arte, ma amano l'arte, che l'arte è l'espressione più bella e più semplice del nostro animo, è qualcosa che ci fa crescere verso l'alto e ci avvicina agli altri.
Duplice veste di gallerista nonché editore di questo bellissimo catalogo dedicato a Nino Caffè. Quello dell'editore è un'impresa particolarmente impegnativa. Quella dell'editore per un catalogo di un artista dell'importante Nino Caffè è sicuramente impegnativa, infatti è un lavoro che dura da circa un decennio. Ecco, il fatto che lei abbia intrapreso questo lavoro vuol dire che crede tantissimo in questo artista. Nell'artista, nella sua storia, che è sicuramente tra gli artisti definibili contemporanei, però possiamo parlare comunque di artisti del metà Novecento, è sicuramente uno tra gli artisti più importanti e chissà per quale recondita motivazione, pur riconosciuto da quello che è il collezionismo attento, un grande, comunque per lo più un poco sentito, oppure devo dire no. Che effettivamente bisogna sentirlo. Poi c'è il piacere anche di aver avuto come compagno di viaggio in questa impresa ardua anche ovviamente la persona che conoscendo l'artista da vivo, cioè io conosco l'artista come autore attraverso le opere, invece Giorgio Borghi, che ne cura l'archivio, quindi perfetto conoscitore dell'opera, quindi e giustamente avendolo conosciuto che era bambino e lui stesso, sicuramente questa anche amicizia che ci lega con l'archivista ci ha portato avanti, ripeto, circa di un decennio di lavoro per non concludere questa ricerca, oltretutto di opere che poi sono sparse nel mondo, perché non dimentichiamocelo, è stato bello sentire artista d'Europa, però Nino Caffè è uno di quegli artisti importanti che hanno nel mondo le loro opere. Senta, lei che rapporto ha avuto con questo autore? Beh, ho avuto un rapporto, diciamo, l'ho conosciuto attraverso mio padre che faceva lo stesso mestiere, diciamo, anche lui è stato un gallerista, anche se l'abbiamo sempre fatto per passione più che per come primo lavoro, diciamo. E quindi l'abbiamo conosciuto andandolo a trovare a Pesaro e commercializzando appunto tutte le sue opere. Nino Caffè com'era come persona? Vedendo i suoi quadri pare una persona assolutamente spiritosa, un po' un cuore leggero. Beh, diciamo, non proprio un cuore leggero, perché con la famiglia ha avuto sempre un rapporto un po' duro, se vogliamo, che forse nei suoi quadri mitigava questo suo carattere, diciamo, un po' forte, perché indubbiamente ha avuto un carattere forte. Quindi sdrammatizzava un po'. Sdrammatizzava forse dipingendo, ecco, esattamente. Nino Caffè aveva un rapporto un po' travagliato con la Chiesa Cattolica, prima odiato, poi rivalutato, perlomeno se non amato, rivalutato. Cosa è successo esattamente? Ma di preciso non so cosa sia successo, tant'è che comunque molti dipinti di Nino Caffè sono al Museo Vaticano, quindi vuol dire che la Chiesa ha apprezzato questo artista che forse in questi ultimi anni soltanto è stato rivalutato nella dovuta maniera, in quanto io direi che la famiglia l'ha trascurato un po', ecco, non si è interessata a rivalutarlo, per me a dovere, perché lui rimane un grande artista alla pari di tanti nostri artisti del Novecento. Tant'è che io ho deciso di partire con questa mostra ringraziando l'onorevole Mantovani che mi ha consentito di fare questa esposizione per poi portarla in giro per l'Italia e la vorrei, anzi quasi sicuramente approderà alla fine
alla fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro, dove appunto il pittore è morto. E questo per me è una grande soddisfazione. Anche l'onorevole Gavronsky. Allora, questi pretini che combattono coi diavoli, il bene e il male, non, la soluzione non c'è mai, poi alla fine finisce tutto in ridere. Appunto, io trovo che anche in queste grandi battaglie che sono la storia del mondo un po' di ironia ci vuole. Qui credo che l'autore di ironia ce l'ha messa molto, quindi serve a sdrammatizzare questo, che è un grande problema, come lei ha detto, ma si può trattarlo anche così, e così non ci rende troppo pessimisti. Manino Caffè in un certo senso diceva che siccome questi pretini sono così occupati e preoccupati a risolvere i piccoli dispetti dei diavoletti, non si preoccupano dei grandi problemi, è quello che succede un po' qui dentro. Ma sai, dei piccoli problemi sono quelli che ci toccano più da vicino, i grandi, forse poi i grandi politici, le grandi storie, ma sono i piccoli problemi quelli che ci danno più fastidio e che notiamo di più nella nostra vita di ogni giorno. Quindi è vero che sono piccoli, meno importanti, però sono più importanti perché li sentiamo di più. Nino Caffè era un autore abruzzese, quindi chiaramente tutti si dirigono dall'onorevole Marini. Lei lo conosceva questo autore bene o è un po' una scoperta? Guardi, devo essere sincero, io conosco la storia, l'arte abruzzese, Caffè proprio lo conoscevo poco, sommariamente. Quindi sono stato soddisfatto di questa mostra organizzata dall'onorevole Mantovani, perché mi fa conoscere meglio l'autore e avrò modo di studiarlo e avrò modo di vederlo in Abruzzo. Voi da 10 anni e anche di più che state scartabellando, studiando la vita, le opere di questo autore per farne questi cataloghi, ci sarà stato qualcosa della storia di Nino Caffè, della sua vita, delle sue esperienze, dei suoi quadri che le è rimasto più nel cuore? Di Nino Caffè, quello che rimane particolarmente impresso, e lo vediamo in tutte le sue opere, non ce n'è una che si, dove, a meno che non andiamo negli anni 40, quando era non il pittore dei pretini, così definito poi dalla critica, ma era un pittore bravo, un bravo artista, che comunque riprendeva il suo periodo senza dare un motivo. La cosa splendida di Nino Caffè, lui ha sempre avuto le sue idee, come tutti noi, idee chiare, precise. Ironicamente, ha, non possiamo dire beffeggiato, perché non è un giusto termine, però ha reso una chiara interpretazione di quello che era il suo rapporto con quello che gli strumenti o comunque i notabili, no? Per cui lo vediamo con quello che sono i pretini, con quello che sono i carabinieri con i loro pennacchi in alto uniforme, lo vediamo con tutto, con gli famosi avvocati, con tutto quello che era il segno un po' del potere, diciamo. E lo vediamo come ironizzare su questo e dire: guarda che però io ti sto leggendo, io sto ironizzando su di te. E questo negli anni in cui lo faceva l'artista. Oggi siamo molto più avanti, siamo molto più liberali, possiamo esprimerci sicuramente come meglio crediamo, gli è costato addirittura il rischio di una scomunica papale. Per poi invece oggi essere presente appunto
in questo è presente con sue opere proprio nella più bella collezione del mondo, sicuramente la più importante, che è proprio quella vaticana, oltre che poi in diverse collezioni pubbliche o private. Ed è tutto, o perlomeno molto di quello che abbiamo setacciato, riportato in questi primo e secondo volume, di cui appunto l'onorevole Mantovani ne ha curato la presentazione. Non ci siamo rivolti più a critici, nel primo volume ci eravamo rivolti come presentazione di critica a Gianni Grandotto, che sicuramente conoscerà, proprio per la valenza che ne aveva come critico d'arte. Perché? Perché non è più importante il concetto della critica, è il concetto della realtà di Nino Caffè, e noi speriamo che possa adesso essere rivalutato non solamente sotto un profilo di investimento o di economia, ma proprio per quello che è uno pezzo di storia che possiamo vedere in ogni angolo del nostro paese e in altri anni. Questo Siamo Tutti Fratelli è uno dei quadri più importanti di Nino Caffè. Io ritengo il più importante fra le opere di Nino Caffè, e qui appunto vediamo tutti questi personaggi che, se uno li esamina uno a uno, sono tutti personaggi diversi uno dall'altro. Qui per esempio possiamo vedere la prostituta, il ladro, il giocatore, cioè tutti quei personaggi che possono avere dei difetti, però alla fine, anche se il diavolo è in cima alla vetta di questa piramide, alla fine lui dice: in fondo siamo tutti fratelli. Quindi è un groviglio dantesco a lieto fine. Esatto. Ed è un'opera che ho voluto portare appunto al Parlamento europeo, perché fondamentalmente ha un significato, che in un Parlamento europeo dovremmo essere tutti fratelli, per quanto meno in Europa, speriamo nel mondo, però per adesso siamo in Europa, quindi ci auguriamo di andare tutti d'accordo. Notavamo fra l'altro che nel corso della giornata tantissimi parlamentari stranieri si sono soffermati davanti a questi quadri, non solo incuriositi ma molto interessati. Come mai, secondo lei, ai suoi colleghi stranieri questo autore piace così tanto? Che cosa stuzzica? Guardi, l'arte italiana è nota per le sue grandi opere, il Rinascimento, l'Umanesimo e quant'altro, ma io sono convinto che abbiamo delle particolarità, delle peculiarità anche con l'arte contemporanea, con l'arte dei nostri giorni. Questo è un pittore del secolo scorso, che davvero hanno molto da dire, hanno molto da offrire, hanno molto da per poter contribuire a fare la nostra cultura veramente una cultura regina in Europa. Ma per usare un po' queste allegorie che usa Nino Caffè, qui dentro ci sono più pretini che scappano e si difendono o diavoletti che stuzzicano? Beh, questa è una domanda da 100 pistole, eh? Ma devo dire che tra diavoletti e pretini, insomma, dobbiamo sempre cercare di trovare un equilibrio. Questa è la questione fondamentale.